In DDS-CAD 16 abbiamo ottimizzato il modo in cui è possibile estrarre i disegni relativi al modello generato. Ora l'intera configurazione del layout di stampa è disponibile in una sola finestra di dialogo. Da qui è possibile impostare un foglio e un cartiglio, nonché ottenere immediatamente un'anteprima del layout di stampa. Inoltre, da ora è possibile copiare un layout di stampa esistente direttamente dall'Explorer, quindi non è necessario configurare nuovi layout di stampa uno alla volta. Uno strumento molto utile per i progetti più grandi è la funzione Stampa Layout Multipli. Quando si hanno dozzine di layout da stampare, questa funzione aumenterà notevolmente la produttività. Infine, per migliorare ulteriormente la qualità dei risultati, l'opzione OpenGL è ora disponibile per la stampa e l'esportazione in DVG. Se vuoi vedere altri video come questo, iscriviti al canale e clicca sul campanello per essere avvisato sui nuovi video.